Avete incontrato quando avete deciso di fare il QR code, quindi di riprodurre il parlato, avete incontrato i problemi che quando si fa ricerca e documentazione di questo tipo sempre si incontrano. Perché pensa però che differenza una intervista fatta in un ambiente in vitro, cioè curato, isolato, fatto con persone. Qualcosa si guadagna, perché la vita funziona così, ma qualcosa avreste perso, forse in termini di relax, di faccia a faccia sereno, di immediatezza, e quindi è meglio che sia un pochino più sporco di vita l'audio. Potrei far mille esempi, però l'importante è che sia chiaro, e d'altronde anche le pagine che voi leggerete con le 40 testimonianze sono in realtà dei falsi. Sempre, perché ogni volta che noi trascriviamo un parlato operiamo un falso. Il problema è il grado di consapevolezza che noi abbiamo provato nel trascrivere, tagliando, cucendo, avvicinando piccoli punti che erano lontani, perché è solo tradendo che si può raggiungere un piano più alto, profilato, aderente a una verità importante. Quindi la vera fedeltà si raggiunge solo tradendo, non è un consiglio di vita questo, ma solo per la ricerca. Ecco, e mi sembra quindi che già questo sia un aspetto importante e interessante del libro secondo. Dicevamo l'altro giorno, questo è un libro archivio, questo è un libro repertorio. Io non amo particolarmente i repertori, preferisco le narrazioni, ma i repertori sono fondamentali. Se tu metti a disposizione di un lettore, di uno studioso, di chiunque, di un appassionato, di un lettore comune, un repertorio, hai fatto un gran lavoro, perché chiunque potrà ripartire da lì ed elaborare. Questo per dirvi solo pensieri al margine. Questo libro è il precipitato di un intero lavoro di ricerca, di equipe, di gruppo. Lo dico subito, senza se e senza ma, non mi attarderò in giudizi, ma mi formulo solo adesso. La ricerca è straordinaria e cercherò di mostrarla però entrando dentro le storie, le vite. Hai fatto bene, Paola, a parlare delle vite, perché ognuno ci ha messo del suo. È fantastico leggerle, perché entri veramente dentro 40 usci, tu varchi soglie dell'intimo, del privato. A volte non ce n'è una banale, anche quando è tre righe, non c'è una banalità, anche, forse soprattutto quando i concetti espressi sono semplici, fino a rasentare l'elementare, forse proprio lì si raggiungono piani di profondità, di intuito, di intuizione, di verità, dalle quali abbiamo tutti da apprendere. Ma questo è l'impianto del mio ragionamento, non vado avanti. Quello che mi sta a cuore dire è che ho ripensato a un vecchio documentario in cui si portavano, il documentario raccontava di un gruppo di ciechi di tanti anni fa, una trentina d'anni fa, venivano portati a sperimentare le sculture del Bernini alla Galleria Borghese, non ricordo se fosse la Paul e Daphne in particolare, il tatto, ma era scultura. Ecco, comincio ad avvicinarmi al piano di assoluta eccezionalità di questa ricerca, perché in fondo il non vedente, e io oggi non parlerò di non vedenti, tra poco parlerò di sguardo, parlerò di conoscenza, parlerò di quello che noi normodotati, come accennava prima il presidente Lazzari, abbiamo da imparare. In questo modo di considerare, senza la vista, ma dotati di una più profonda vista, coloro che non vedono cosa imparano, cosa esperiscono dell'arte. Quindi il grande tema non è la conoscenza del mondo ipovedente o del mondo cieco, il grande tema è la conoscenza, il grande tema è l'esperienza, il grande tema è l'esperienza estetica. Ricordo a tutti che nella radice del termine estetico c'è la via dei sensi, è il conoscere attraverso i sensi. Semplifico, ma non brutalizzo. È molto importante, quindi siamo un'unica barca in questo momento, e i temi posti dal libro sono temi validi, importanti, preziosi per chiunque si occupi di arte,
e per chiunque possa apprezzare l'arte. Quindi non passa attraverso una diversa abilità, ciò che il libro racconta. La diversa abilità mette di fronte a scenari che noi abbiamo dimenticato. Questa è una cosa straordinaria. Quindi l'avventura di ricerca è un'avventura assolutamente, e quindi lodo in maniera non sospetta, lodo Fondazione Caritas che agli appuntamenti importanti non manca mai, perché ha investito anche risorse per la realizzazione di un progetto, ha scommesso su questo progetto, e questo non è un progetto qualunque. Prima questione, il libro è bello. Il libro è molto bello, le fotografie di Riccardo, l'impaginazione di Riccardo, è un libro fatto in casa e sono le esperienze più belle, ma con una grande artigianalità, con una grande perizia, una grande esperienza. Le fotografie sono meravigliose, ci danno, attraverso lo sguardo, ci danno però l'idea di che cosa sia successo. Ci sono i ritratti dei narratori esperienziali, diciamo così, e ci sono immagini del quadro e immagini delle mani che esplorano, conoscono, si avventurano. Bene, quindi esperienza assolutamente di rilievo culturale, potente, innovativa, libro di gran qualità. E la finiamo con i giudizi, entriamo nel mondo. Allora, io credo che un incontro più destinato di quello tra Enrico Castellani e una comunità intraprendente, però molto arrembante, di ciechi e ipovedenti come quella viterbese, fosse un incrocio del destino, fosse scritto nelle stelle. Perché? Questo è un grande tema. Partiamo da: cosa vede un cieco quando esplora una normale tela? Perché il problema è che una tela, e così la chiamiamo tecnicamente, anche nel linguaggio comune, una tela è una superficie su cui passa del colore. Questo è un tema che tornerà tra poco, il figurativo e l'astratto. È importante, è un discrimine molto forte, ma che cosa vede un cieco? Cosa interpreta? Cosa conosce? Cosa esperisce un ipovedente percorrendo? Beh, se Enrico Castellani è stato, ed è stato, Enrico Castellani è artista di fama internazionale, mo non lo vorrei dire pubblicamente, ma sarà bene dirlo prima o poi pubblicamente, che questo è un tesoretto anche dal punto di vista economico, perché Castellani è un artista con quotazioni molto alte ancora oggi. Ma quello che mi interessa adesso non è il fatto materiale, è il valore dell'oggetto, ed è il tipo di pittura che fa sorridere parlare di pittura a proposito delle opere di Castellani, perché in Castellani la superficie non è un luogo che c'è già, ma è un luogo che accade. Attraverso questo sistema di chiodini e di tiranti, Castellani ha reso, si è chinato sulla superficie neutra del mondo e ha ascoltato il brulichio del piatto, ha ascoltato tutto ciò che porta una superficie ad essere, ha scritto la pittura attraverso la cancellazione della piattezza. Questo è incredibile, questo è il grande Castellani, è anche molto altro ovviamente, io non sono un addetto ai lavori, ma questo è un elemento di un'importanza straordinaria, perché credo che non ci fosse artista nell'ambito pittorico latamente. È un pittore Castellani, sono nozioni come pittore, scultore che non hanno più molto senso dall'esperienza delle avanguardie nel primo Novecento in poi, però resta, no? Noi consideriamo questo un quadro, quindi lo rubrichiamo alla voce pittura. Ebbene, questo parla alla tattilità, perché la superficie non è un luogo che accoglie del colore. E io mi domando, ma un non vedente, un cieco totale, un cieco alla nascita, o anche un ipovedente, che ascoltano quando toccano un quadro di Rembrandt?
Attenzione, questo è un tema forte che viene fuori dalle interviste, che viene fuori dai racconti. Quindi un incrocio destinale. L'Unione Italiana Ceca di Viterbo incontra, dopo che per tanti decenni, in epoca non sospetta, Castellani aveva scelto il suo buon ritiro, grazie alle cure di un sindaco, lo possiamo dire, lungimirante, che fa un ex sindaco. Oggi qui abbiamo due sindaci di Celleno, uno che è stato poco fa, ha salutato Marco Bianchi, non so se sia ancora fra noi, non lo vedo seduto. E Celleno è il teatro di questa avventura, di questa esperienza. Ebbene, non c'era artista che meritasse di più, e non c'era artista che, ad averlo saputo, avrebbe dovuto più calamitare l'attenzione dell'Unione Italiana Ciechi. Quindi un matrimonio che si doveva fare. Primo elemento che metto sul tavolo. Ascoltiamole però, perché se no io vorrei tirarvi fuori questioni poche e porle in maniera semplicissima. Leggendo dei brani mi sono preso la libertà di scegliere, quindi non me ne vogliate, tutte avrebbero meritato, perché non ce n'era una, l'ho detta poco fa, in cui non venisse fuori uno spunto critico e fecondo. Ma il primo elemento, l'uso della similitudine che fanno i nostri narratori esperienziali mentre sono a contatto con l'opera di Castellani. Bellissimo, perché vengono fuori termini in qualche intervista come sogno, nebbia. Io vorrei dirlo alla persona che nominerò soltanto alla fine, ma se tu, cara, mi parli di sogno, mi parli di nebbia, mi riporti all'inizio di uno dei più straordinari film di Federico Fellini, che è Intervista, quando Fellini racconta di questo filmetto che vorrebbe fare e che vede come in un sogno, e all'inizio c'è una nebbia, ma questo sogno e questa nebbia che la nostra narratrice evoca sono in realtà il sentimento della distanza da un ricordo della visione, e quindi questo è anche un lavoro sulla memoria importantissimo. E ripeto, non la memoria di colui o colei che non vedono, ma il funzionamento della memoria di tutti noi. Cioè, io mi domando di fronte a che cosa sto sognando, e quando mi sveglio io provo le stesse emozioni. Sì che provo le stesse emozioni. Un sogno è qualcosa che ci sfugge, la vita e l'esperienza sono qualcosa che ci sfugge. Noi non siamo in una condizione privilegiata rispetto a colui che non vede, su un contenuto specifico forse, ma di fronte alla vita siamo tutti, di fronte alla memoria, di fronte al tempo che non c'è più, perché il tempo è un grande protagonista di questa. Quando vedevo, non sono mai andata, quando vedevo non sono mai andata a nessuna mostra di pittura. Perché? Perché non mi sentivo preparata culturalmente. Ma adesso, pensa, che sono ipovedente, per paradosso vado a tutti le mostre dei quadri a Roma, vado con una mia amica, e ci vado proprio perché non li vedo, proprio perché mi piace stare davanti al quadro e cercarla, questa emozione. Voglio dire, e mica sarà fatto soltanto per chi vede quel quadro. Quando uno sta nella nebbia, in questo stato così offuscato, poi succede che se si addormenta fa un sogno e ne vede i colori vivi, vede la luce, distingue le cose. Quindi, quando io sto davanti al quadro, è come se facessi un sogno. Nel senso che io non lo vedo, però lo vedo nella mia mente. In effetti, gli artisti forse neanche si rendono conto di come una cosa fatta così, inconsapevolmente, possa aprire un mondo. Qui il mio taglio è malizioso, ma era bellissimo che la frase finisse qui. E la mattina, quando mi sveglio, resto ancora un po' nel letto per ricordare tutti i sogni, perché i sogni sono ancora nitidi. Ecco, davanti a quest'opera mi succede questa stessa cosa. Fatelo, non a me, grazie. Fatela a Patrizia.
Eugenia, che apprendiamo di Eugenia, compara, compara, vero? Questa immagine è come, guardate che Borges spiegava il valore della similitudine, la similitudine esprime sempre, perché noi diciamo come, somiglia, mi ricorda, è un segno di slittamento della nostra memoria, è un segno di qualcosa che abbiamo perso. Dove sta la differenza tra chi non vede e chi vede? Ma io che vedo, di fronte a un'esperienza, provo la stessa identica sensazione, perché qualcosa mi sfugge. Con Patrizia, con calma dopo però, piacerebbe scambiare due chiacchiere qui, che ne dici? T'andrebbe? Bene, allora andiamo avanti, metto tutte le carte sul tavolo. Questo sarà un ricordo per il quale vi chiederò un applauso speciale alla fine, non è l'unico, perché il fascino della ricerca è anche questo. Questo fa una cosa incredibile, infatti c'è la didascalia che lo spiega. Una cosa incredibile, meravigliosa. Gli occhi mi bruciano un po'. Mi sembra... Ecco qui, perdonatemi, interrompo, perché dice mi sembra di guardare in alto. Un elemento ricorrente, trasversale a tutte le testimonianze è questa capacità che un vedente fatica a mettere insieme. Si oscilla, io l'ho chiamata vertigine prospettica, perché in più racconti viene fuori questo tema del cielo lontano. Ora tu stai sopra questa cosa, la tocchi, tu con queste mani ti perdi nel cosmo infinito. Senti il punzecchiare delle stelle sulla volta siderea, che era di ferro secondo gli antichi, siderea per questo, e per noi è una tela, ma allo stesso tempo avete la cartografia zenitale o la panoramica volo d'uccello, perché costantemente narrando cercate riferimenti paesaggistici, montagne, fiumi, colline, laghi, laghetti. Sembra un'ingenuità, è un grande tema questo, la vertigine prospettica. Chi sta davanti a un quadro come questo, a un'opera come questa, non arriva così fulmineamente. E non sto parlando del fatto che qualcuno immagini di vedere valli, fiumi, paesaggi, sto parlando della percezione che vi fa vedere contemporaneamente verso l'infinitamente grande, dal basso verso l'alto e verso, lo chiamo infinitamente piccolo in questo caso perché qualcuno ha evocato proprio il concetto di carta geografica, e quindi è infinitamente ridotta la scala della realtà, ma comunque sia con una verticalità molto forte e quindi con un effetto che un vedente potrebbe definire da capogiro, è importante. Questa però mi pone questa testimonianza, e adesso vado avanti, il tema di che cosa vedete, le mani che cosa vedono, perché le mani sanno, questo ricaviamo dai racconti. Gli occhi mi bruciano un po', mi sembra di guardare in alto, mi sto agitando, comincio a sentire qualcosa, mi sento, come dire, è una cosa piacevole, mi sento più sereno, io sinceramente non ci vedo niente, però mi sento dolcemente non agitato, mi sento sollevato, una sensazione piacevole, sto addirittura sudando, però non riesco a vederci nessuna immagine, è ossessionato dal cercare, questa è una costante, c'è una nostalgia di figura. D'altronde la vede, cioè, ma poteva avere immediato, che ne so, un Tintoretto, ma io dico Tintoretto stavamo più, no, ma è interessante però, perché sentite, vado fino alla fine e poi tiro fuori una piccola morale dopo avervi chiesto l'applauso per il nostro narratore. Mi fa, questo è bello, mi fa, non riesco a vederci nessuna immagine, mi fa piacere toccarlo, mi fa piacere sentirlo, anche se non mi rendo conto di che cosa rappresenti. Se le persone riescono a vederci qualcosa, professio modestie, anche questa è una figura retorica che torna, se le persone riescono a vederci qualcosa, evidentemente ci sarà una ragione. Molto piacevole però, una sensazione di serenità, posso fare una cosa, e qui è fantastico, lo bacia, c'è la didascalia, cioè prende il quadro e
fase orale, la potremmo definire, e lo conosce baciandolo, fa un atto d'amore contemporaneamente, ma la tattilità viene estesa dai polpastrelli, viene estesa alle labbra. È un'idea straordinaria. E poi dopo è divertente, ci sono molti umorismi, molte timidezze, molte paure, molte vergogne, molti pudori, è bellissimo anche per questo. Ci sono le persone vere qua dentro, forse sarà perché sono strano, forse sarà perché ho un carattere particolare, però vi ringrazio perché mi sento sereno, veramente, mi sento rilassato. L'applauso che vi chiedo è per Franco Rossi, perché non ho più fratelli. Anche questo ci fa, anche per questo è importante la ricerca, perché Franco in qualche modo oggi resta in questa piccola, semplice, umile, preziosa cosa. Franco Rossi, dicevo, cosa intende Franco quando dice non riesco a vederci nessuna immagine? Ma perché se tu passi le mani sul Tintoretto le vedi le immagini? No. Mi sono domandato, ma quando vengono fatte, per esempio, nei musei, nei percorsi, delle riproduzioni tattili, sono a tendenza tridimensionale, correggetemi se sbaglio, io sapete non sono un esperto, a tendenza tridimensionale, beh, diciamolo chiaro e forte, è una cosa importante perché è bello, ma contribuisce a creare, anzi a rafforzare, perché il non vedente o l'ipovedente porta già dentro di sé questa immagine, questo stigma, questo stereotipo, per cui per noi vedere un'opera significa vederne la figura, ma in verità noi vediamo altre cose vedendo Tintoretto, cose che non possiamo sentire coi polpastrelli, cose che potremmo sentire coi polpastrelli grazie a un racconto, ma se noi passiamo le mani su un'opera di Castellani, quella parla, e parla più a me, anche se questi spuntoni, queste uscite o questi avvallamenti con i chiodini, anche se questi sono realizzati anche per la chiaroscuralità, quindi per prendere le luci, per proiettare ombre, per avere, per esprimere una richiesta di illuminazione specifica, però io le tocco e queste mi parlano. È molto importante, perché cosa vuol dire vedere? E la domanda non la faccio a voi, la faccio a me stesso leggendo queste cose. Quando io guardo, che cosa conosco guardando? Perché anch'io ho lo stereotipo, ho una irresistibile nostalgia di figurativo, e rispetto all'astratto mi sento un balbuziente che a volte capisce, a volte apprezza, a volte si innamora, altre volte capisce meno, ma non è una lezione specifica, quindi mi importava porre questa cosa. Adesso vi faccio un piccolo trucco. Però l'altro tema importante, sto passando a una terza testimonianza, è che le mani esplorando hanno una capacità che lo sguardo ha perso per sempre, la capacità di sentire la metamorfosi delle cose. Questo è un tema fortissimo. E non è solo quando lo percorrete, prima con un orientamento della tela, e meno male che è un pittore astratto che gli avete potuto girare la tela da capo, da piedi, di sotto, di sopra, perché se uno gira a Tintoretto, magari Tintoretto si incazza, ma diciamo come te l'ho dipinto con la figura, così che fammi lo giri attraverso. E invece vedi poi, no? Ha il suo verso d'artista, quindi ha la sua logica. Tu lo puoi esplorare, ma guardate che non è solo perché l'avete esplorato partendo da direzioni diverse, dai lati lunghi o dai lati brevi, o addirittura anche sulla diagonale. Anche quando lo percorrete all'interno della dimensione che avete scelto, raccontate un cambiamento della forma mentre lo esplorate, perché l'occhio ti inganna. Ma anche l'occhio in un certo senso funziona così, perché noi di un quadro vediamo l'insieme prima, e non è detto, ma poi per esplorarlo veramente lo guardiamo per dettagli. E questo credo che per chi, anche fra i nostri amici dell'Unione Italiana che hanno memoria di visione, possa essere stata un'esperienza condivisa. È importante perché sono due sensi diversi, ma pongono le stesse questioni. Tanto forte, tanto diretto.
guardate che ne parla con una bellezza, poi vi tiro la sola, però tanto forte, tanto diretto, ha una forza, senti come parla dell'astratto, c'è un linguaggio di una bellezza. Ci sono anche testimonianze alte, cioè di intellettuali di profilo dentro il libro, che dicono cose importanti. Vi prego di leggere, c'è per esempio quella dell'amico, lo vorrei chiamare Paparone, ma non so se poi mi soffendo, perché ormai fa il nonno di professione, ma di Quirino Galli, che di cose anche di queste si è occupato per tanti anni e con grande qualità di indagine. Ma sentite questa persona, che certamente non è una addetta ai lavori, tanto forte, tanto diretta, ha una forza che unisce. È come un insieme di forze che si spingono l'una contro l'altra. Senti che sta a vedere questo. L'immagine però è un po' elementare. Mi fa pensare non tanto a una figura umana, a Ridanghede, sto pensando a una figura, perché poi l'archetipo è la figura umana, non tanto a una figura umana, quanto a un tipo di incontro, ecco, se salva in corner col paesaggio, di acqua, tipo un torrente, un insieme di rocce, tanto fluida come sensazione, sì, sì, tanto piacevole ma anche tanto forte, tanto diretto, ma rimanda comunque a qualcosa di emotivo, a qualcosa che ti abbraccia, a qualcosa, sentite come la tattilità e come il calore, perché questa è anche un'esperienza sinestetica che chiama in ballo contemporaneamente più dimensioni sensoriali, e questo il vedente e mica lo fa così consapevolmente come lo fa un non vedente. Non dico che ti coccole, però quasi, nel senso che ti avvolge, girando il quadro, eccolo, non glielo dire a Tintoretto, girando il quadro in verticale cambia tutto, ma la direzione, la forza che c'è rimane la stessa, non si scalfisce. Prima sentivo più immagini che si univano, le sento anche così, ma le percepisco un po' meno, più difficoltà, tutto è però talmente, senti che gli succede sotto le mani a questo, è talmente in movimento, tanto dinamico, che comunque ti lascia qualcosa di forte, cambiando ancora verso, cambia l'immagine, ma la sensazione resta la stessa, è bellissima. Tiro la sola. La cosa forte è che poi, quando riapri gli occhi, ti rendi conto che questo che hai davanti è questo qui, però ti dà talmente tanto che non è niente. Questo è Francesco, che è uno di noi, perché è il figlio di Arnaldo Pecorari, di professione, a quel che ho capito, però vedente. Quindi un applauso per Francesco. E tra noi, allora, con quella barbetta mi sa che è pure del settore, secondo me. E va avanti ancora. Anche per questo vi chiederà un applauso di affetto e di pathos. Il vostro uso del termine astratto, questa è una cosa molto astratta. A me sinceramente non ispira tante sensazioni. Siete stati anche molto sinceri. Qualcuno ha pure fatto capire che vi è piaciuto. Che bello. Ma con umiltà, dentro l'esperienza, non per partito preso. Certo, come direbbero alcuni filosofi del Novecento, è una fusione tra mondi, è una fusione di orizzonti. L'esperienza di un'opera d'arte è l'incontro tra due mondi. Uno è il mondo del soggetto che conosce l'opera e l'altro è il mondo dell'opera. Anche l'opera è aperta in movimento, come stiamo capendo, ma noi quanto ci mettiamo del nostro? Ecco, questo incontro è al centro. Questa è una cosa molto astratta, a me sinceramente non ispira tante sensazioni. Io sono un cultore del Braille, e del Braille qui non ci vedo niente, perché vi ricordo che il titolo è pseudo Braille. E pseudo vuol dire per modo di dire, nel senso che è un'allusione al Braille, non è un vero Braille, chissà, però vedi, è come se avesse promesso in qualche modo una scrittura, o almeno avesse detto leggetela, interpretatela un po' come se fosse una scrittura, ci ha dato una chiave di lettura con il titolo Castellani. Posso riconoscere, senti com'è preciso, come dei triangoli, c'è cioè una specie di triangolo rettangolo sulla mia sinistra e un triangolo
piccolo scaleno, forse è un trapezio sulla destra, mi ispira solo un insieme di figure geometriche irregolari in rilievo, i punti sulla tavola grosso modo mi sembrano la stessa cosa, anche loro mi ispirano queste figure geometriche irregolari, mentre forse questi punti in rilievo, guardate, fino adesso ha parlato un linguaggio totalmente astratto, per figure geometriche, sembra il Cézanne dei non vedenti, ha parlato per triangoli, per figure pure, adesso invece scatta di piano, si potrebbero anche immaginare questi punti in rilievo come delle montagne, come delle colline, quanto bisogno. Ma la cosa bella è che poi il bisogno di paesaggio si lega nel racconto a un'emotività, a qualcuno si lega anche al ricordo personale, familiare, dell'infanzia. Lo capite quante cose tira su un'esplorazione tattile? Tira su la vostra vita, vi fa, funziona come uno specchio, ti spinge a guardare di più dentro la tua vita, ma è uno specchio che funziona aprendo la dimensione del tempo. Ma niente di più, figure immaginarie no, no, secondo me sia in rilievo sia attaccata alla tela danno la sensazione di figure geometriche irregolari a livello di sensazione, però devo essere sincero, non mi dà niente, puntini puntini, io che ho studiato sulle cartine geografiche, potrebbero essere delle montagne, montagne tipo le Alpi, ma quelle hanno una struttura particolare, come la conosce? La struttura è bella questa cosa, fa riferimento alla conoscenza della struttura, si sta riferendo al fatto che queste sono figure irregolari in quanto figure geometriche, quelle dell'opera, mentre le Alpi hanno l'irregolarità della natura, quello strano effetto che vedere una catena di montagne ci fa, vediamo tanta varietà ma anche degli schemi, vediamo gli schemi delle montagne come una regolarità ma anche tante variazioni. Come lo sa lui? Ecco, che cosa sta tirando fuori dalla sua vita, dal suo passato, dalla sua memoria? Ed è una memoria visiva o una memoria tattile? Perché qualcuno ha fatto riferimento a quando vedeva di più. Perché la vita di ognuno di noi è una serie di vite. E quando io vedevo tutto, o vedevo un po' più di così, era un'altra vita e ho altri ricordi, che però porto con me in questa nuova vita. Pensate come esseri umani quanto siamo complessi. Ma quelle hanno una struttura particolare, le Alpi, qui invece c'è solo uno spunzone sotto la tela e se vogliamo andare a vedere meglio dove stanno questi chiodi può darsi che formino dei laghetti. Io prima non ho resistito, non lo dite alla Fondazione Castellani, micio, quando le mani sopra ce le ho messe, le avevo lavate, alzami qua. Ah, oh, è qui nelle testimonianze, dalle testimonianze viene fuori molto forte. Il non vedente o l'ipovedente ha una sensibilità e coglie immediatamente anche lo scarto di temperatura che per un si sente proprio il freddo, ti fa pensare a un laghetto ghiacciato, veramente a una superficie di montagna. È forte questa cosa. Io non l'avrei mai abbinato immediatamente perché sarei stato meno attento al dettaglio della frescura che induceva la superficie del chiodino. La mano invece, che non ha l'occhio in sé, ha un occhio dentro di sé, ma è un occhio mentale appunto, sente subito e distingue non solo la discontinuità della superficie ma anche le sue caratteristiche di temperatura e di solidità e di... Lo dice meglio la persona che leggerò tra poco, quindi è inutile che ci metto troppe chiacchiere io. Ho detto professio modesti, qualcuno più pratico di me, se gli altri riescono una ragione ci sarà. Questo non è tipico del non vedente, questo è tipico di colui che è un neofita rispetto, quindi non si occupa di arte, specialmente di arte contemporanea, sarai, non ci capisco. Poi il suo giudizio lo sta pensando in realtà, però non ha coraggio di dirlo e quindi attenua l'autorevolezza di quello che sta dicendo. Si chiama in retorica antica professio modesto, faccio il finto modesto, ecco, detto. È importante capire perché, perché quando io lo trovo in un'esperienza così, in dei racconti, in più di un racconto, mi dice che le persone che si sono affacciate da quell'uscio e hanno accettato quella chiamata e hanno fatto quell'esperienza, sono state messe in discussione da quell'esperienza. Ha un livello di fibra interiore molto forte,
Questa è una cosa meravigliosa. Ma se io acchiappavo 50 che ci vedono invece di 50 becerini e li portavo a fare, ma che pensate che l'avrebbero fatta? Scusate, io mi esprimo sempre in famiglia, lo sapete. Chi ha frequentato Camilla e Realtà Voce hanno fatto più risate, esatto, su quei, su io ci vedo e tu no, che... Esatto. No, però il tema è serio, eh. Dico, gioco perché mi piace anche. Ultima testimonianza, e poi chiamerò Patrizia, vorrei chiamare anche questa seconda pensione. Sì, scusa. Certo. Non metto il nome. Oh, scusate. Ah, è vero, perdonatemi. Mi ha preso l'orgasmo dell'argomentazione, non ci ho capito più niente. È tanto più preziosa anche questa perché è di Francesco Innocenzi. E anche Francesco mi dice. Ultima testimonianza, spero di... Buon viato? No, glielo giuro? No. Non tutto, l'hai notato Presidente, perfetto. E ci abbiamo quelle che, telecamere che avevo chiesto, sì, perfetto. Quelli che non hanno detto a sillabazione chiara verranno chiamati a testimoniare in procura. Ecco, questa è bella, questa è sospetta, nel senso che questa ci ha rifatto, o meglio ci fa, anzi ci vuole fare. Cioè c'è il pallino. Questo tessuto è l'opera che sta percorrendo. È stimolante. E io mi aspettavo una cosa tipo resina. Mi piace andare in profondità, mi piace immaginarne la creazione, mi incuriosisce la stratificazione, come la materia è stata lavorata, sta parlando in generale. Mi incuriosisce molto la tecnica, perché sono alla ricerca del mio io artistico. E in questo momento ogni cosa che incontro mi fa venire delle idee. Messo di piatto, è figo perché poi l'avete palpeggiato di piatto, diciamo. Dico palpeggiato, lo posso dire questo, Paola, me lo consenti? Sì. Mi è andata facoltà. Allora, le mogli quando sono tornate a casa col mattarello, perché le donne narratrici, testimonianze straordinariamente candide, quasi tutti gli uomini hanno messo le mani lì e gli sono sembrate qua e là, vagamente, e quindi fermo tanto mi pareva. Quindi stasera colma o ce vede o non ce vede, dategli giù col mattarello. Vede, sentivano tette, tettine, semi, boccette, testimonianze sono di vario ordine lessicale, ma intanto quando tastavano quello sentivano, bene. Che è anche un buon segno, ma non mi voglio dilungare, ne parliamo in un altro, quando facciamo quella cosa hardcore che avevamo detto. Okay. E messo di piatto potrebbe essere una parte, e torna, c'è anche questo cogliere, potrebbe essere una parte del mondo abbastanza deserta, dove deserto, quindi sente il deserto questa persona, dove spuntano qua e là segni di vita, ogni puffo rappresenta idee che nascono, guardate che bello questo. Una cosa molto vivace, una cosa stimolante, vitale, sono come germogli di idee, anche nei punti più piccoli. Un pozzo di idee, insomma, cose che nascono. Allora, è una sensazione bella, stimolante, mi fa ricordare, questa è dolcissima, quando ero piccola e facevo delle forme con la sabbia, una crescita della materia. Mi interrompo solo un istante per dirvi che il cambiamento dell'opera sotto le mani di voi che la interrogavate coglie la metamorfosi che l'opera d'arte è, e proprio ciò in cui ciascuna opera d'arte, che è una metamorfosi da niente a un'esistenza, prima non c'è niente, c'è una pagina bianca, c'è una tela vuota, bianca, non è passato manco Castellani che l'ha storta un pochetto, e poi c'è l'opera. È importante questo, La creazione dell'opera d'arte è un'azione di metamorfosi e non è demiurgica. L'autore non è un dio, e la garanzia ce la dà proprio lo spettatore, e la garanzia ce lo dà uno spettatore così, che sente questa cosa viva sotto le sue mani, qualcosa che cresce dalla materia, una crescita della materia. Se chiudo gli occhi, questa però non ci vede,
Quindi se chiudo gli occhi è un'immagine, probabilmente vuole azzerare la nostra amica e poi ce lo racconterà. Mi sembra di mettere le mani in qualcosa, pensa però, no? Questo glielo chiederò tra poco, no? Perché hai voluto chiudere gli occhi? Ti dà un affinamento ulteriore del tatto, cioè cosa escludi chiudendo gli occhi? Mi sembra di mettere le mani in qualcosa di morbido che non si riappiattisce, una cosa viva. E qui c'è un atto di gratitudine, di umiltà bellissimo. Poter toccare quest'opera è molto stimolante. Sta dicendo grazie, sta dicendo che questa è un'esperienza della sua vita. Esprimere gratitudine è un tesoro prezioso. Mi fa pensare a qualcosa che cresce dalla materia, dalla parte più profonda di una persona, di un artista. E quindi tutti questi, chiamiamoli montarozzi, queste escrescenze rappresentano qualcosa pronto a un'evoluzione più ampia, più profonda, più spaziale. Sarebbe proprio bello poter vedere il momento in cui ognuno di questi punti si apre. Al tatto è molto gradevole. Quando mi è stato proposto di mettere le mani su un'opera astratta senza averla vista, pensavo a una, pensavo al pregiudizio. Il pregiudizio è in ognuno di noi. E il pregiudizio in qualche modo è anche prezioso nella vita, no? Diffidate di chi dice non bisogna avere pregiudizi, bisogna tenerli a bada, bisogna governarli, ma il pregiudizio è il giudizio che viene prima, è uno strumento che ci orienta nella vita. Pensavo a una cosa fatta con delle resine e invece è tessuto e quindi una cosa, una materia più viva, una materia più materiale, è molto stimolante per me, germogli di idee che devono uscire da qualcosa che è dentro di noi, un pozzo di idee, una moltitudine di idee che devono, una moltitudine di cose belle che devono avere un futuro. E questa era Sandra con Stantini.